Nell'alta moda, quella di Cappucci in particolare, ma in tutta l'alta moda, c'è un tasso di artigianalità immenso perché è tutto fatto a mano. Quindi questo richiede premier di primissima categoria, sarte di primissima categoria, ricamatrici di primissima categoria. Certo, tutto costa. I costi sono immensi. Bello. Fantastico, vero? Sì, ha delle immagini bellissime. Ah, ma tu dici il libro di Jung? Sì. Solo che sfogliandolo ho visto il prezzo e ho pensato, chi lo compra? Scherzi, hanno già fatto un sacco di ristampe. Ma davvero? E pensare che Jung non l'aveva fatto per pubblicarlo, l'aveva fatto per lui e basta. Un libro segreto? Sì, un libro ermetico. E tu che facoltà fai? Psicologia, psichiatria? No, io niente università, io faccio lo stilista. Davvero? Complimenti. E tu che fai, medicina? Profumi. Ah. Ciao. Ciao. Lucio, poi. Oh.
Grazie per il prestito, io scappo che c'è il treno, se no lo perdo. E di che? Ci vediamo domani a lezione? All'università, sì sì. Senti, un'altra cosa, quella questione del libro, avevi ragione, bellissimo, incredibile, quello della psicanalisi sul trauma, incredibile. Che ti avevo detto, quello ha capito tutto del trauma, da come nasce a come si cura. Il fatto della tesi invece come sta andando? Ci sto lavorando su. Però Lucio, pure tu, ya, sei venuto a chiedere una tesi in psicologia clinica sulla moda, si sembra stesso, eh? Lo sai. Vabbè, ciao. Ciao. Ci vediamo domani. Uè Totò, uè. Senza farti accorgere, non è che posso pagare un gelato a quelle ragazze. Certo, come no, come un caffè sospeso, poi ci pensi, muoio i soldi. Grazie. Ciao. Prova un po' questa giacca. Una giacca così seria, poi la gente mi guarda male. Mentre con quel quintale di libro addosso ti guardano bene? No, no, dove c'è gusto non c'è perdenza. E poi quel libro è sacro. Gli fa bene, te lo dico io. Come no, tu che vivi a volte in dizionari, romanzi, riviste. Ma allora, te la fanno fare questa tesi sulla moda? Alta modello, no, alta. Non lo so, il professore ieri mi ha dato queste condizioni. Analisi clinico-strutturale, e cioè? Devo studiare in profondo la vita e l'opera di uno stilista vivente, come fece Freud con Leonardo da Vinci. Maron, certo che è forte tuo figlio quando parla. Uno sciaccone di pensieri. Di uno stilista di rilievo storico-culturale disposto a concedere delle interviste. La scelta sarebbe tra Armani, Valentino e Capucci. Capucci. Magari. Valentino non mi piace. Armani non è inconscio, a parte che sta a Milano. Però ha fatto il grattacielo più alto del mondo. Mentre tu, che sei il maestro dell'inconscio, dormi a Roma, in un magazzino, come custode di notte. Non so, senti qua, ma mi spieghi che significa che Armani non tiene inconscio? Che un imprenditore a quel livello sa sempre quello che vuole. Appunto. Ma allora lui sta pieno di pensieri, indagava. Inconscio la mattina, inconscio il pomeriggio, inconscio la sera. Non si ferma mai, alla fine schiatta. Marina, sei incredibile. Inconscio non vuol dire che il pensiero sta dentro il conscio. Come no, scusa? Inconscio? In tasca? In casa? Se no, dove stanno? In da capa? Inconscio vuol dire il contrario, che abbiamo dei pensieri che non conosciamo. Ah. Guarda. La coscienza sta qui sopra e si vede. L'inconscio sta qui sotto, c'è ma non si vede. È un buco pieno. Oh Gesù, ho capito. Ho i brividi di freddo. Cioè, inconscio come... interno, come imbecille, come internet. Intimissimo? Io no. Tuo figlio quando parla è un indagatore. Meglio un fesso vivo che un indagatore morto. Quanto è vero il nome di suo padre, che per i segreti della gente ci ha perso la vita. Pace, Leonò! Lucio, guarda che pensiero da Giacomo. Buon compleanno. È una borsa impermeabile per il tuo Jung. Il preservativo della zitella. Leonò porta rispetto, se non a me, alla cultura. Allora, guarda, ti ho fatto anche due manici personalizzati in caso di pioggia. E qui ci sono anche le tue iniziali. E dentro tutte le foto della Capucci Maison di Roma. Marina, cioè... grazie, cioè, è bellissima, grazie mille, grazie. Grazie anche a nome della buonanima di Jung, che vi benedice dall'alto dei cieli psichiatrici. Ma se stavi qua ci dovevamo sposare, a Roma però. Qua o là? Qua, là, ovunque, in ogni luogo. Capucci ce lo dava il vestito in cambio della tesi, eh? Come no? Capucci aspettava voi. Te la facevi io l'alta moda a te, e tu mi incosciavi a me. Ma tu dici che alla fine per la tesi me la danno? Ma certo che te la danno, Lucio. Sei una potenza. Certo che te la danno. Vai a Roma. Vai e vinci. Mi sto vicino a te. Uccendo strilla tu. Ne sto sempre con te. Fino a che non dormo. Ehi! Ma quando te la
questa tesi! Arriva, arriva!